Allora, questo è il trucco che ho realizzato oggi ed è ispirato ai colori della volpe, visto che il mio canale si chiama La Volpe Distratta, e ho guardato anche su internet, non ho trovato tutorial ispirati a questo animale e mi piacevano i suoi colori, perché comunque il rossiccio, il bianco e il marrone stanno benissimo insieme. Così ho deciso di realizzare questo trucco. Allora, prima di lasciarvi il tutorial, volevo aprire una piccola parentesi, ovvero sono andata un po' su eBay a cercare le palette da 120 colori e mi sono imbattuta in un'inserzione che boh, mi ha lasciato un po' così, come dire, bah. Ovvero la palette a 120 colori della MAC. E mi sembrava strano la MAC. Fa palette di 120 colori. Allora ho indagato un po' su internet e ho scoperto che la MAC non fa quelle palette e che quindi non sono della MAC. Quindi io vi avviso, se vedete su eBay la palette 120 colori della MAC, sappiate che non è vero, non è MAC. Il rivenditore che ho visto io aveva 100% di feedback, però siccome vi vende una cosa per un'altra, non so quanto può essere onesto. Ora io ve lo dico, poi ovviamente voi con questa informazione sapete regolarvi e decidere un po' con la testa, ecco. E niente, adesso vi lascio il tutorial, seguitelo, spero che vi piaccia questo trucco. Un bacione grande, ciao ciao! Partiamo con il bianco shimmer. Nella metà dell'occhio. Io ho già messo la mia base, ovviamente. Ok, adesso prendo questo ombretto dell'Astra numero 29, ma penso sia... Non lo so se lo fanno ancora, se lo vendono ancora. Comunque, questo, vedete, è un misto tra un oro e un rame dorato. Io ovviamente lo mischio e lo metto su tutto l'occhio, ovviamente senza andare sopra il bianco. Andiamo oltre la piega dell'occhio, quindi. Adesso prendiamo un marrone scuro. Io per comodità prenderò questo, che è quello della Kiko, il duo della Color Sphere numero 101. E andiamo a formare una V. E poi lo porto giù. Poi qui lo portiamo verso l'interno, che dovremmo creare una sfumatura che gradualmente andrà dall'arancione al marrone. Ora passiamo con l'ombretto cotto dell'Astra sopra il marrone, anche qua, poco poco, e di nuovo col marrone. Vado proprio da dare degli strati e... sfumare, dare questa sfumatura un po' particolare.
adesso prendo un pennellino piccolino, sottile, qui, e prendo sempre il marrone e creo una sottilissima linea d'eyeliner, ma proprio sottile sottile, deve essere quasi impercettibile. Ok, adesso prendo un color nocciola shimmer, e io lo prendo questo qua, adesso vi faccio vedere, di una palette che mi avevano regalato, e devo dire che mi trovo benissimo, anche se di una marca un po' sconosciuta, si chiama Bella Oggi. Gli ombretti sono stupendi. Io userò questo qui, chissà se si vede, bah, e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare. Correggo solo qua sotto, che sono un po' diversi. L'ho fatto più spesso. Adesso dentro l'occhio metto il mio solito mattitone dell'Astra, quello che io adoro, il bianco perla della collezione dello Smokey Eye, il numero 61. Mi piace perché dà molta molta lucentezza all'occhio, perché essendo bianco perla non rimane proprio bianco matte, ma rimane quasi trasparente con dei riflessi bianco. È stupendo, mi piace un sacco a me, veramente un sacco. Ok, adesso il mascara. Riempiamo le sopracciglia. Ecco fatto. E adesso le fissiamo. Ho fatto danno, ho fatto cadere tutti i miei trucchi. Bridget Jones, uguale, sono uguale a Bridget Jones. Visto il danno che provoco tutte le volte, mettiamo il blush. Ok, se volete potete anche mettere un po' di terra qua e la sfumate anche poi in su. Sono indecisa se farlo o no. Lo faccio? Ma sì, dai, lo faccio. Bisogna sfumarla anche nelle tempie. Ok. Per l'occhietto userò quello della Kiko, della Posh Couture, il numero 4, che è questo marrone, che poi sulle labbra è... rimane un po' trasparente, un po' shimmer, rimane shimmer solo un po'. Devo fare altri danni oggi, sì, eh sì. Ok, dopo fare i disastri il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto. Un bacione grande, grande, grande. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!